Dottor Massia, quali sono gli elementi più rilevanti dell'ultimo trimestre, particolarmente ricco di eventi, e come giudica i risultati del 2016? Il trimestre ultimo del 2016 è stato indubbiamente estremamente vivace. Da un lato abbiamo portato a terra la prima fase del progetto Banca Unica, che anzi qualcuno chiama Banca Unita e mi piace molto questa definizione. La Popolare Commercio Industria e la Banca Regionale Europea sono state incorporate nel mese di novembre, devo dire con un numero di incidenti ridottissimo e un numero di reclami che si conta letteralmente sulle punte delle dita di una mano, e questo ci ha incoraggiato ad accelerare il processo sulle altre banche, per cui invece di agire con due ulteriori ondate, agiremo con un'unica ondata definitiva il 20 di febbraio. Dal lato delle operazioni straordinarie abbiamo tutti visto e tutti letto quanto è avvenuto, è stata una negoziazione molto lunga, iniziata alla fine del mese di agosto e portata avanti fino alla prima decade di gennaio, in cui ci siamo trovati in una situazione estremamente originale di negoziare con delle autorità e non con una controparte privata. Ciò detto, credo che si sia fatto un ottimo lavoro, mi sembra anche ben accolto dal mercato, e lavoro che ha anche dimostrato che anche in un contesto particolarmente difficile come era questo delle bridge banks era possibile individuare una soluzione ragionevolmente di mercato che, di nuovo, insisto, è stata molto apprezzata sia dalle istituzioni che dai mercati. Il commento per quanto riguarda i risultati. Ovviamente i risultati a livello annuale risentono della mega operazione di utilizzo della shortfall che è stata fatta alla fine del primo semestre e nel quale, ricordo, abbiamo anche caricato una tantum immediatamente tutti i costi di ristrutturazione previsti nel piano. Quindi evidentemente il risultato appare come un risultato in negativo. In realtà, se andiamo a isolare la componente normalizzata, la banca ha chiuso col profitto anche quest'anno e gli eventi fondamentali, i fenomeni fondamentali sono, da un lato, continua la difficoltà che è tipica di tutte le banche italiane in questo momento sul margine interesse, dove se da un lato abbiamo ottenuto degli importanti riduzioni del costo della raccolta, stiamo parlando di cifre assolutamente coerenti con le ambizioni del piano industriale, perché stiamo parlando di aver superato i 200 milioni di riduzione del costo della raccolta in termini di margine interesse, dall'altro lato il margine è comunque calato per due componenti. La componente relativa agli impieghi, dove non tanto gli impieghi che si sono mantenuti più o meno costanti nell'anno, ma lo spread sugli impieghi si è ulteriormente ridotto a causa della guerra sui prezzi che c'è in questo momento. Dall'altro lato abbiamo ridotto in maniera significativa il nostro portafoglio di titoli di Stato, in particolare di titoli di Stato italiani, ovviamente questo ha comportato una minore contribuzione al margine interesse di questa componente. Sui costi abbiamo fatto, secondo me, un'eccellente performance, lo vedo anche dai primi risultati, confrontando i risultati con le altre banche, è stato possibile ridurre comunque in assoluto il livello dei costi, nonostante che si sia dovuto assorbire uno degli straordinari relativi al fondo di garanzia dei depositi, al fondo volontario, oltre che alla svalutazione del fondo atrante. E last but not least abbiamo avuto un anno, a mio avviso, di svolta per quanto riguarda il credito. Perché dico di svolta? Perché al di là dell'utilizzo della shortfall, che ovviamente ha permesso di incrementare significativamente le coperture, abbiamo assistito a una radicale riduzione del flusso di entrata dai crediti performanti. Il livello di 1,3 miliardi è molto simile al livello di 1,250 miliardi che era, caratterizzava l'anno 2007, l'anno pre-crisi. Parliamo di percentuali sui crediti in essere non particolarmente dissimili, fatemi dire, siamo tornati sostanzialmente al livello pre-crisi per quanto riguarda i nuovi flussi. Questo ha, insieme alla shortfall, all'utilizzo della shortfall, permesso di abbassare significativamente lo stock assoluto dei crediti non performanti, che si è ridotto in maniera significativa sia dal punto di vista del valore lordo che del valore netto.
questo flusso di riduzione è avvenuto con delle vendite, un apporto delle vendite dei crediti non performanti molto marginale. Quindi un lavoro fatto dalla struttura, un lavoro fatto molto bene e un lavoro che ci rende particolarmente ottimisti sulla possibilità di raggiungere quegli ambiziosi obiettivi di piano industriale che avevamo sul costo del credito, che prevedono circa 50 basis point nel 2020. A mio avviso la dimensione dei flussi e la riduzione dello stock rendono particolarmente credibile questo obiettivo. Complessivamente, quindi, un anno che, nonostante le enormi difficoltà che caratterizzano questo mercato, ci ha permesso di ottenere comunque in termini normalizzati un utile positivo, un anno che ci ha permesso di mettere a punto componenti importanti del nostro piano industriale e di creare le condizioni, attraverso l'acquisizione delle tre banche, per sfruttare ulteriormente economie di scala. Quindi il mio giudizio è sostanzialmente positivo. Quali tempi e attività dobbiamo attenderci per la conclusione dell'iter di acquisizione delle tre Bridge Banks e quali saranno i passi successivi? Abbiamo firmato il contratto nella prima decade di gennaio e sono previste delle precondizioni per la finalizzazione definitiva del contratto. Queste precondizioni riguardano innanzitutto la cessione dei crediti non performanti che abbiamo individuato come cedibili. Sappiamo che Atlante ha già preso una delibera in tal senso, si tratta di mettere a terra questa componente. Si tratta poi di finalizzare alcuni dettagli che sono previsti sempre nel contratto, inclusa evidentemente la ricapitalizzazione delle banche stesse da parte del fondo di risoluzione. La stima che abbiamo e che abbiamo comunicato al mercato è di circa 3 mesi. Quindi io sono abbastanza ottimista sul fatto di arrivare alla primavera con un lavoro già molto avanzato. È evidente che noi a nostra volta abbiamo fretta, per quale motivo? Perché le banche stesse ci chiedono di intervenire sulla gestione il più velocemente possibile. C'è una gran voglia che queste banche comunicano di riscatto, di voglia di far vedere le loro capacità, le loro tornare sul mercato in maniera normale. E voglia che noi non possiamo che condividere e in qualche modo accompagnare. E quindi credo che sia dal lato del fondo di risoluzione che dal lato nostro ci sia un enorme sforzo in corso per rendere più corto possibile questo periodo.